di poter avere questa colonna di passaggio di mezzi militari che rievocano quella che era la liberazione di Massa Rosa è senz'altro un piacere e un onore. Io devo ringraziare la FEP perché ieri addirittura sono stato invitato giù all'ambasciata a Roma, alla Piazza di Spagna, dove mi hanno conferito un diploma di onorificenza proprio da parte della FEP, quindi io li ringrazio di avermi dato questa possibilità. Sapete bene che quest'anno sono 70 anni della liberazione di Massa Rosa, e Massa Rosa è stata liberata proprio dalla FEP, con la quale abbiamo sempre avuto contatti attraverso Mario Pereira, che è sempre stato molto vicino alla nostra amministrazione e molto sempre stato collaborativo. Quindi grazie di questa sosta che avete fatto qui da noi, grazie di questa onorificenza che ci fate venendo qui presenti con noi. Grazie veramente. Io mi permetto poi di dare queste pubblicazioni che riguardano il nostro territorio sia al vostro accompagnatore, sia anche ai veterani che sono stati oggetto ieri di un riconoscimento all'ambasciata. Li faccio omaggio volentieri anche a loro e passo la parola a Adolfo Del Soldato, il Presidente del Consiglio. Grazie a tutti. L'espressione del valore più alto della libertà e della democrazia. È l'espressione di una comunità che ha la libertà e che ha la possibilità di amministrarsi e di decidere da sola, e non in dittatura, e non attraverso opposizioni o attraverso addirittura l'occupazione dello straniero, di decidere da sola il proprio futuro e la propria organizzazione. Quindi il Consiglio Comunale rappresenta al massimo grado tra tutti i popoli civili la libertà, la democrazia dei nostri popoli. Ed è per questo che tanti consigli comunali in questi 70 anni che sono succeduti a Massa Rosa, che la vicenda comincia proprio da quei giorni, dalla liberazione che ci fu portata dagli alleati, che ci fu portata dalle truppe brasiliane, della FEP in modo particolare. Quindi il senso, non c'è il luogo migliore, più evocativo e simbolico di questo per esprimere il senso di gratitudine della nostra comunità, della comunità di Massa Rosa, e più in generale di tutto il popolo italiano per quella liberazione che è venuta certamente anche dallo scatto d'orgoglio del popolo italiano che viene vinto a un movimento di resistenza straordinario, ma anche ai ragazzi di tanti popoli del mondo che vennero a patire sacrifici inenarrabili per dare la libertà a noi e alle persone che vivevano in quegli anni a chi come noi sono figli di molti di quelle generazioni e speriamo ovviamente che avremo la capacità di conservare la libertà anche per molte generazioni. Proprio per questo per noi andrà un onore, andrà un piacere avere tutti voi qui con noi, però se mi permetto una menzione particolare per i reduci, per chi combatté, per chi si sacrificò in quei giorni, per persone che non conoscevamo personalmente, a cui dobbiamo una gratitudine immensa, questa menzione credo che sia dovuta. Per noi è una emozione straordinaria, per le persone che c'erano, alcune delle persone che ci hanno portato la libertà in quei giorni, avete qui tra noi. E sapere che quel bene di cui noi abbiamo sempre voluto, che appunto è la libertà ed è il fatto che l'Italia possa vivere nel consesso dei popoli civili, non dobbiamo appunto, cioè non è un dono gratuito, non è una cosa scontata che non ci può apparire, ma dobbiamo al sacrificio di persone, di popoli che battarono l'oceano, addirittura che vengono a portarci la libertà e a togliere dal mondo quella che giustamente è stata definita la vergogna, l'infamia
e l'Italia di mondo, del mondo occidentale. Per cui per noi oggi è una giornata particolare, siete tantissimi, c'è questa emozione particolare, straordinaria della presenza dei reggi che sono tornati in Massarota, abbiamo l'onore di vedere oggi e per conoscere il suo grazie.